Ricordo più doloroso sicuramente i primi decessi e il numero alto di vittime che abbiamo accumulato sin qui. È vero, qualcuno dice, se guarda le statistiche, sono persone molto anziane, che avevano varie patologie. Il Covid-19 ha colpito soprattutto persone con altre patologie nella fascia più vulnerabile, quelle più anziane. Però io obietto anche che sono i nostri padri, i nostri genitori, quelli che hanno ricostruito il paese all'indomani della guerra, quelli che hanno consentito negli anni 60 il miracolo economico, sono quelli che ci hanno consentito di costruire un Made in Italy apprezzato nel mondo, sono i nostri cari. Noi ci siamo avviati all'allentamento, abbiamo superato il lockdown perché abbiamo elaborato un piano nazionale che in questo momento, lavorando insieme sulla base di una ventina di parametri, ci consente di monitorare la curva epidemiologica su singoli territori. Quindi sulla base di questo piano nazionale mi sento molto fiducioso di poter reggere anche a un'eventuale seconda ondata senza dover arrivare a quelle misure così radicali che abbiamo adottato in passato. Interverremo in modo circoscritto. Guardi, i responsabili del Movimento 5 Stelle hanno già chiarito che è una fake news. Quindi da questo punto di vista credo che non ci sia nulla da chiarire in aggiunta. Guardi, questa furia iconoclasta ci ricorda tempi bui del passato, quindi è chiaro che è da condannare qualsiasi atto di violenza, qualsiasi atto di oltraggio anche alla memoria di persone che hanno avuto un ruolo nella nostra storia culturale, civile, politica, istituzionale. Capisco che c'è una grande rabbia che si sta diffondendo, che origina da episodi di razzismo. Il razzismo nella nostra Carta Costituzionale all'articolo 3 è bandito in ogni forma. Lo dobbiamo combattere e dobbiamo evitare che pratiche razziste possano coniugarsi anche con l'insofferenza sociale, perché ne può nascere frustrazione, violenza, rabbia. E non abbiamo, soprattutto in questo periodo, dobbiamo assolutamente fare in modo di agire con politiche inclusive per evitare che siano persone ai margini, per evitare forme di discriminazione e di razzismo. Guardi, c'è un'accelerazione per quanto riguarda il negoziato, questo luglio sarà determinante, abbiamo grande fiducia nel nostro negoziatore per l'Europa, Michel Barnier. Confidiamo che si possa raggiungere un risultato nel reciproco interesse, soprattutto durante adesso che abbiamo questa pandemia in corso. Non è di nessuna utilità, né per il Regno Unito, ma neppure per l'Unione Europea, che non si raggiunga con un partner storico come il Regno Unito un accordo. Secondo me la Francia ha avuto un'ottima visione sin dall'inizio. Il presidente Macron ha intuito subito qual era la posta in gioco, il futuro del mercato unico, il futuro dell'Europa. E quindi abbiamo condiviso questa battaglia sin dall'inizio. Siamo stati tra i protagonisti, coloro che hanno da subito chiesto una reazione europea forte e solida, immediata. In Germania c'è stato un grande dibattito interno. Rispetto alle posizioni iniziali molto rigidi, c'è stato un miglioramento, c'è stata la comprensione che neppure alla Germania conviene avere un'Europa, un mercato unico così diviso, frammentato.